È stata un'emozione farla. È un commento anche emotivo ed estetico quello che fa il presidente del Veneto sui 35 chilometri di pedemontana veneta aperti oggi tra Bassano Ovest e Montebelluna. Finalmente questa arteria attraversa e collega le province di Vicenza e Treviso, abbatte i tempi, riduce i costi per il trasporto delle merci, migliora i dati dell'inquinamento. A Bassano si danno appuntamento sindaci, consiglieri, imprenditori che hanno creduto in questa superstrada insieme a Zaia, e l'efficienza è anche nell'organizzazione della cerimonia. Obbligo di presentarsi con il referto di un tampone, altrimenti l'ULSET lo effettua al momento. Solo dopo si entra nella zona protetta dell'inaugurazione. La pedemontana migliorerà la vita di chi la attraverserà, ne è convinto anche il viceministro Morelli. Sfido chiunque a pensare che è preferibile stare in auto o sul camion 40 minuti in più, rinunciando a 40 minuti della propria vita. A beneficiare della pedemontana saranno soprattutto gli imprenditori del territorio, ma anche i sindaci. Molti erano quelli presenti all'inaugurazione di questo tratto, di un'opera che interessa quasi 40 comuni. Ed è una struttura che non è una striscia d'asfalto, una mera striscia d'asfalto, ma diventa uno strumento di coesione della comunità. Al trasporto merci, è una possibilità per le aziende, per il turismo. Una strada, sottolinea il presidente Luca Zaia, nata grazie all'impegno di chi tutti i giorni, con caldo, freddo, pioggia o sole, ha portato avanti l'opera, e grazie ai voti del Consiglio regionale, tanto che il governatore fa salire sul palco i consiglieri per un applauso collettivo, rivelando anche la prossima priorità. Ci vuole una squadra che non sia l'ufficio complicazioni affari semplici. Il merito è dei consiglieri che ci sono stati, in merito ai consiglieri che ci sono ora. Ovvio che la prossima è l'autonomia. Finito il Covid, si parla solo di autonomia in Veneto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Infine la benedizione del casello e il taglio del nastro, quindi l'apertura ufficiale della strada, con i primi ingressi al casello di Bassano alle 15.04 di venerdì. Questa è un'infrastruttura che cambierà il modo di pensare, di ragionare, di programmare i nostri viaggi in questi territori. Diamo solo un esempio, un Treviso Nord Bassano potrebbe essere una percorrenza di 20-25 minuti. Adesso cos'è? Un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, dipende da come ti va.